Bentornati, mancano 3 giorni al voto, anzi per essere precisi una settantina di ore al voto del 4 marzo prossimo e noi per le interviste politiche a tutti i partiti oggi ospitiamo di nuovo Luigi Di Maio, capo politico, leader del Movimento 5 Stelle e candidato a presidente del governo qualora il Movimento 5 Stelle raggiungesse la maggioranza in Parlamento. La sua iniziativa di presentare i candidati prima del voto ha avuto una qualche critica, insomma, il Presidente del Consiglio l'ha definita surreale. Lei ammetterà però che si tratta di una cosa un po' irrituale, diciamo. Si tratta di mantenere una promessa con gli italiani. Io ho assicurato agli italiani che se si ritrovavano a votare il Movimento 5 Stelle, avrebbero dovuto sapere che il Movimento 5 Stelle presenta una squadra di governo prima delle elezioni. Lo sapevano e ho mantenuto quella promessa perché oggi io presenterò tutta la squadra di governo agli italiani con tutti i candidati ministri e quindi il Movimento 5 Stelle sarà l'unica forza politica ad aver presentato un candidato premier, tutta la squadra di governo, una lista senza accozzaglie, un programma e tutte le coperture economiche. Io ancora non ho capito chi siano i candidati premier degli altri schieramenti perché ogni giorno li cambiano. L'idea della squadra di governo prima è anche per far capire agli italiani quale sia il patrimonio umano su cui vogliamo investire. E questo patrimonio umano passa per i nomi che ho già individuato, tra cui ho fatto una proposta istituzionale che è quella del generale Sergio Costa, che è uno di quelli, un generale dei carabinieri che ha scoperto la terra dei fuochi, c'è il professor Pasquale Tridico, il professor Lorenzo Fioramonti al lavoro e allo sviluppo economico, il professor Giuseppe Conte alla pubblica amministrazione è il presidente di quella commissione disciplinare che ha scoperto il caso Bellomo, quel giudice che faceva venire in minigonna le sue studentesse, uno scandalo. E oggi sono qui anche a dirvi che il nostro ministro dell'economia sarà il professor Andrea Roventini della Sant'Anna di Pisa, dell'Università Sant'Anna di Pisa. Il professor Roventini è nel top 10% mondiale di tutti gli economisti per pubblicazioni, all'età di Emmanuel Macron, ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz. E soprattutto l'ho voluto nella mia squadra perché con Andrea Roventini finalmente in Italia torneremo a fare economia espansiva, politiche di investimenti, soprattutto nel Sud, per le infrastrutture, l'energia, il lavoro. Torneremo sul Sud, sì. Onorevole Di Maio, lei dice se noi non raggiungiamo la maggioranza in Parlamento io proporrò un contratto alle altre forze politiche. Ora, di norma, nelle trattative per la formazione del governo tra partiti, la trattativa è sul programma, ma anche sulla compagine di governo. Allora, per quale ragione gli altri partiti dovrebbero votare il vostro programma e la vostra compagine di governo? Cioè è una norma giugulatoria. Senza citare i sondaggi, sennò vi beccate una multa della CICOM, per carità. Grazie per la comprensione. Però dai numeri in Parlamento che vedremo, le altre forze politiche non hanno tante alternative. O vengono da noi per la formazione di un governo o si torna a votare. Questa legge era stata progettata per mettere Berlusconi e Renzi insieme e fare 51% dei seggi. Quel 51% dei seggi non c'è più, perché il PD è crollato e Forza Italia non è un partito così forte. Per questa ragione siamo noi a prenderci la responsabilità di dire non lasceremo l'Italia nel caos, e io questo lo assicuro agli italiani, ma allo stesso tempo mettiamo noi le condizioni, basta scambi di poltrone, facciamo un contratto sui temi. Noi ne abbiamo proposti 3, taglio degli stipendi dei parlamentari, vincolo di mandato contro i Volta Gabbana che cambiano partito in Parlamento e aiuti alle famiglie che fanno figli, che significa che vogliamo portare il modello di welfare francese in Italia, che quando ti nasce un figlio tu devi avere la possibilità dallo Stato di aver pagato i pannolini, babysitter, asili nido e un assegno di istruzione. Questo è il nostro punto di partenza, ci dicano anche loro quali sono i loro punti di partenza. È un monocolore. Guardi, quello che un tempo si sarebbe chiamato un monocolore. Le posso dire una cosa, le persone che presenterò oggi a Roma e che fanno parte di questa squadra di governo, come quella che ho citato prima, che è il generale Sergio Costa o Andrea Roventini, professore della Sant'Anna di Pisa, sono patrimonio del Paese, non patrimonio del Movimento 5 Stelle. Queste personalità
devono rispondere ad una domanda i partiti su queste personalità. Perché no? Non perché sì. Mi devono dire perché devono sostituire Brunetta con Roventini o Alfano con il ministro degli esteri che vi presento oggi. A proposito, ecco, visto che lei citava il professor Andrea Roventini, che è una novità assoluta, lo scopriamo qui a 1 mattina, mentre del generale Costa già si sapeva. Certo. Ci sono altri nomi che può regalare oggi qui ai telespettatori di 1 mattina? Io mi fermerei qui, altrimenti non presento niente più. Sicuramente sono orgoglioso di Andrea Roventini anche perché ha lavorato con Giovanni Dosi, che è un altro grande, un grande nome della Sant'Anna di Pisa, con altre persone che lavorano in quella scuola e che hanno rappresentato soprattutto un'idea diversa di economia che si oppone all'austerity. Con Andrea Roventini mettiamo la parola fine all'austerity e iniziamo finalmente a preferire la sanità degli italiani, l'istruzione, la scuola ai parametri deficit PIL di Bruxelles, che non significa andare contro Bruxelles, ma cominciare a dire all'Unione Europea vogliamo lo stesso trattamento di altri paesi come la Spagna e la Francia, che aiutano le famiglie che fanno figli o abbassano il costo del lavoro superando quei parametri. Uno degli altri candidati ministri, il professor Fioramonti, è un teorico della decrescita felice, che è un tema che nel Movimento 5 Stelle ci sta da un sacco di tempo. Però mettere un teorico della decrescita felice al Ministero dello Sviluppo Economico non è leggermente contraddittorio? Il professor Lorenzo Fioramonti è una di quelle persone che crede molto nell'innovazione tecnologica, nell'innovazione dei sistemi sia industriali, di imprese in Italia. Io e Lorenzo ci conosciamo da molto tempo, è una di quelle persone che sono sicuro favorirà lo sviluppo economico. La decrescita l'abbiamo vissuta negli anni della crisi con le politiche di austerity. Noi siamo impegnati a lavorare alla crescita demografica del Paese, quindi più figli, perché se continuiamo così nel 2050 saremo il terzo Paese più anziano al mondo, e negli aiuti alle imprese italiane per permettere di fare sempre più grande l'Italia nel mondo. Oggi siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, nonostante il 70% di tassazione e i livelli di burocrazia. Cominciamo a mirare a diventare la prima forza manifatturiera d'Europa, portiamo il Made in Italy in tutto il mondo. Questi sono i nostri obiettivi e io sono orgoglioso di avere in squadra anche Lorenzo Fioramonti, che tra l'altro è cattedra Jean Monnet della Commissione Europea, una delle eccellenze del nostro Paese, che è dovuto andare a Pretoria ad insegnare in Sudafrica perché qui il sistema universitario lo aveva allontanato. A proposito del professor Fioramonti, ci sono state un po' di polemiche con la comunità ebraica, perché lui non aveva partecipato a un convegno in cui c'era l'ambasciatore, lui ha smentito, poi c'è stato un chiarimento perché l'assessore Ruth Dureghello, leader della comunità ebraica, ha detto va bene, abbiamo capito. Quindi polemica rientrata? Beh, mi fa piacere che la comunità ebraica ieri con quel comunicato abbia chiarito, e in ogni caso ci tengo a ribadire che il Movimento 5 Stelle non è né contro lo Stato di Israele, ci mancherebbe altro, ma soprattutto non è assolutamente d'accordo con alcun tipo di boicottaggio, e questo lo ha chiarito anche Lorenzo Fioramonti ieri, e infatti mi fa piacere che sia stato apprezzato dalla comunità ebraica questo chiarimento. A proposito di altri candidati, ma in questo caso candidati parlamentari, quelli che voi avete espulso per varie ragioni. Allora, secondo i giuristi non è nella disponibilità dell'eletto rifiutare la proclamazione, bisogna andare a ottenere le dimissioni dalla Camera, che di norma le nega. E io sono pronto a scommettere che questa volta le negherà 2 volte. Quindi come farete? Prima di tutto si è diffusa una leggenda metropolitana per cui stanno per entrare all'interno del Parlamento 15 fuoriusciti del Movimento. Però diversi sono blindati. In realtà stiamo parlando di 2-3 persone al massimo nelle posizioni eleggibili. La maggior parte di queste persone che noi abbiamo messo fuori perché hanno violato le regole non saranno eletti. E soprattutto, secondo una parte dei giuristi, non è possibile rinunciare alla proclamazione. Secondo un'altra parte è possibile. E io ho deciso di abbracciare quell'orientamento dottrinale, perché a questi signori ho fatto firmare un foglio, e i cittadini lo devono sapere, in cui rinunciano alla proclamazione, si impegnano a rinunciare, perché altrimenti gli faccio una causa per danno d'immagine al Movimento 5 Stelle. Perché mentre nelle altre forze politiche i furbi diventano ministri e vengono promossi, da me nel Movimento 5 Stelle, anche se violi solo delle regole interne, non la legge dello Stato, te ne vai a casa. E questo lo faremo anche con i corrotti nello Stato, se i cittadini ci daranno la possibilità di governare. E vedremo se rimarranno alla Camera e al Senato oppure. Vedremo. Allora, la ripresa c'è, è innegabile, il dato strutturale viene indicato, insomma, da diversi
indicatori internazionali anche, certo. Quindi non è una roba che riguarda, come dire, gli uffici stampa delle segreterie dei partiti. Aumentano le esportazioni, aumenta il dato macroeconomico, però è innegabile che per sostenerla a lungo tempo c'è bisogno di investimenti pubblici, della ripresa del Moloch pubblico. Lei come immagina di sostenere una cosa del genere? Prima di tutto io ringrazio quelle regioni in Italia che adesso stanno tirando l'economia, perché oggi siamo in una situazione abbastanza surreale in cui 2-3 regioni del nord trascinano l'economia dell'intero paese, mentre tante regioni del centro e del sud sono ancora in forte sofferenza. Tant'è vero che tanti giovani italiani mi scrivono e mi dicono: Luigi, ma la disoccupazione giovanile secondo i TG sta calando, ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro? Vuoi vedere che sono io un incapace? Cioè tanta gente si sta convincendo di essere incapace di agganciare la ripresa, quando invece è una ripresa che si concentra su poche regioni, tra cui Lombardia e Veneto, mentre le altre stanno soffrendo. Perché? Perché non ci sono investimenti di risorse fresche, soprattutto nel sud Italia. Per dare respiro alle regioni del nord dobbiamo risolvere la questione del sud. Infrastrutture, energia e innovazione tecnologica. Dobbiamo investire in questi tre settori mettendo risorse fresche che facciano ripartire l'edilizia al sud, coinvolgano i tecnici delle università e aggiornino le tecnologie d'impresa delle imprese di tutta Italia, in particolare del sud, che, vedete, siamo un paese seconda forza manifatturiera d'Europa, ma abbiamo ancora nelle nostre aziende tecnologie di 15 anni fa. O le aggiorniamo oppure rischiamo di perdere il treno del nuovo modello di sviluppo economico che sta arrivando e su cui gli altri paesi stanno investendo. Quindi risorse fresche con basta austerity e politiche espansive su cui io e Andrea Roventini siamo in perfetta sintonia. Ecco, ma se lei, parliamo di Europa, se lei diventasse Presidente del Consiglio avrebbe sicuramente da affrontare il dopo Draghi, e il dopo Draghi non sembra particolarmente, come dire, foriero di buone novità per l'Italia, perché potrebbe prevalere una linea rigorista. Se andasse Weidmann al posto di Draghi, non ci sarebbe più quella linea condiscendente che ha aiutato la ripresa. Lei è preoccupato di questo? Beh, io credo che avere un italiano al vertice della BCE sia comunque una garanzia di equilibrio nei rapporti economici di un'Unione Europea che per una serie di parametri si è sbilanciata molto verso la Germania e la Francia. Quindi io spero che si possa continuare a garantire una leadership italiana della Banca Centrale Europea, molestando che sappiamo che invece dalla Germania arriva la richiesta di Weidmann. Nel 2019 Draghi comunque se ne deve Draghi andare. Lo sappiamo, ma io non parlavo di Draghi, parlo del fatto che in questo momento storico ci sia bisogno di una grandissima visione dell'Unione Europea, non dico rivoluzionaria, soprattutto di cambiamento. L'Unione è cambiata, nel senso che l'Inghilterra non c'è più, la Spagna e il Portogallo hanno un governo di minoranza, la Germania ha difficoltà a formare un governo, la Francia ha Macron che ha estinto i vecchi partiti francesi. Questo modello permette all'Italia, secondo me, di essere più forte, ed è per questo che io adesso parlo del fatto che dobbiamo restare nell'Unione Monetaria e nell'Unione Europea e ricontrattare una serie di trattati però che stanno distruggendo la nostra agricoltura, il nostro Made in Italy, la nostra sanità, la nostra economia. È un modello da rivedere, e lo rivedremo anche grazie al fatto che il nostro candidato ministro dell'economia, Andrea Roventini, ha già portato avanti 3 progetti di ricerca con la Commissione europea per rivedere i parametri di investimento economico e i parametri legati a tutti i settori come il deficit PIL, il debito PIL e quei vari lacci e lacciuoli che hanno bloccato l'economia italiana. Senta, cos'è che mi ha fatto cambiare idea in corso d'opera, diciamo? Perché una volta uno degli asset del movimento era quello del referendum sull'euro. Sono cambiate le condizioni. 5 anni fa c'era una Germania che aveva un governo che era un monolite, c'era un asse franco-tedesco che era ancora più forte, c'erano gli altri paesi come l'Inghilterra ancora nell'Unione Europea o la Spagna e il Portogallo che erano forti con governi forti. Oggi questi paesi si sono indeboliti, io non me ne rallegro, ma so che ci sono più spiragli per andare a rappresentare l'Italia, ma c'è un grande problema. Io non incolpo la Germania e la Francia di aver fatto i loro interessi in questi anni. Il problema è che l'Italia questa partita non l'ha mai giocata. Il Parlamento tedesco ha 45 funzionari a Bruxelles. Noi ne abbiamo 2 e uno
andare in pensione quest'anno. Loro hanno una squadra di 11 giocatori più riserve, noi mezzo portiere, e poi ce la prendiamo con la Germania che vince le partite. Cominciamo a giocarla questa partita. Questa campagna elettorale, il tema dei giovani, diciamo, è stato abbastanza assente, per quanto i dati sulla disoccupazione giovanile siano in leggero miglioramento. A sud, e lei è un uomo del sud, sono invece ancora molto alti quei numeri. E voi che cosa proponete? Prima di tutto dobbiamo rifondare i centri per l'impiego. Quanti giovani stanno andando ai centri per l'impiego dello Stato a chiedere di trovare lavoro e subiscono un'umiliazione, perché non per i dipendenti dei centri per l'impiego, ma perché sono centri per l'impiego oggi progettati malissimo, a volte non incrociano neanche la domanda di lavoro e l'offerta a livello regionale. Siamo di fronte ad un grande cambiamento dei lavori, perché sta arrivando l'innovazione tecnologica, ma quando sono stato nelle aziende di Industria 4.0 che stanno fornendo i robot alle aziende italiane, loro mi dicevano: è vero che stiamo sostituendo il lavoro dell'essere umano con dei robot, ma è anche vero che abbiamo bisogno di altre persone per maneggiare questi macchinari e non li troviamo. Io gli ho chiesto: ma avete bisogno di una nuova facoltà, un nuovo corso di laurea, una nuova università per avere queste competenze? E loro mi hanno detto: noi abbiamo bisogno solo che ci rimettiate in condizioni dignitose i vecchi istituti tecnici, che erano una delle punte di diamante dell'istruzione italiana e sono diventate la Cenerentola dell'istruzione italiana. Il perito è una delle figure più ricercate dalle industrie 4.0 italiane, ma non riusciamo a dare le competenze nei programmi di didattica per trovare queste figure professionali. Ci sono decine di migliaia di giovani da assumere nelle nuove aziende dell'innovazione tecnologica, ma dobbiamo mettere in condizione la scuola e le aziende di comunicare. I dati sull'immigrazione dicono che nei primi due mesi dell'anno c'è stata una diminuzione del flusso dei migranti irregolari del 60%, quindi un successo della linea Minniti. A lei Minniti piace? Io non credo, ma io credo che Minniti sia stato un ministro dell'interno che abbia provato a mettere un tappo in Libia per fermare i migranti, ma lì ci sono seri problemi di diritti umani e questa sinistra che ha sempre parlato di diritti umani adesso non se ne preoccupa più. Ma non credo che i cittadini abbiano percepito il miglioramento, perché l'immigrazione è ancora un fenomeno fuori controllo in Italia, perché è un grande business. È inutile raccontarcelo. Ci sono alcune cooperative, alcuni alberghi, alcune società, alcuni palazzinari che fanno business sugli immigrati. E i miliardi di euro che girano a volte partono da queste cooperative e finiscono nelle casse dei partiti di governo. O spezziamo questo circolo vizioso oppure non riusciremo mai a metter mano ad un fenomeno che è fuori controllo, non perché è enorme, ma perché non lo si è mai gestito. Senta, ancora per la sua provenienza dal sud, il tema della lotta alla criminalità organizzata d'obbligo. Voi dal punto di vista delle proposte di governo che cosa dite? Prima di tutto tengo a dire una cosa, io vengo da una provincia che è nota anche per la terra dei fuochi. Oggi le mafie uccidono persone con le pistole, uccidono generazioni intere con l'inquinamento ambientale. Ed è per questo che ho fatto la proposta del generale Sergio Costa al Ministero dell'Ambiente, perché abbiamo bisogno al Ministero dell'Ambiente di cominciare a mettere mano ai grandi dossier che riguardano l'inquinamento ambientale, perché quando si interrano rifiuti, si sversano rifiuti illecitamente, non si sa quante generazioni si stiano ammazzando. La lotta alle mafie passa per la corruzione della politica. Non esiste mafia se non c'è politica corrotta. Quindi dobbiamo cominciare a istituire nuovi strumenti per trovare i corrotti, soprattutto nella pubblica amministrazione e in politica. Quando sono stato negli Stati Uniti, io sono stato abbastanza deriso, perché gli americani mi dicevano: voi in Italia fate 1000 leggi anticorruzione, noi negli Stati Uniti abbiamo l'agente provocatore. Quando un sindaco si insedia, gli mandiamo un agente sotto copertura a proporgli una bustarella. Se la prende è finito, se non la prende è onesto, ma soprattutto se si viene a sapere che gli agenti sotto copertura danno bustarelle, nessuno le prende più, perché non sanno più se è un poliziotto o è un corruttore. Però lei sa quante perplessità giuridiche ci sono creato, in Italia e in Europa. Perché si dice, a me si rivolge sempre questa domanda: ma lei si fida poi dei poliziotti che cominciano a giocare con le bustarelle? Di certo mi fido più dei poliziotti politici italiani, questo è certo. Senta, questa è la prima campagna elettorale che il Movimento affronta con l'assenza rumorosa, per certi aspetti, del suo leader fondatore, cioè Beppe Grillo.
Io immagino che però lui vi esorti, come dire, a continuare nella scia dei vostri asset intorno al quale è nato il Movimento. Ma il Movimento 5 Stelle continua ad essere una forza politica come all'inizio, che taglia gli stipendi ai propri parlamentari. A me si applica la legge Fornero, io ho rinunciato al mio vitalizio e siamo gli unici parlamentari che lo hanno fatto, siamo quelli che hanno rinunciato ai doppi stipendi, ma soprattutto siamo quelli che hanno introdotto una questione morale nelle forze politiche, per cui se scopri che uno è stato anche condannato in primo grado lo metti fuori. Continuiamo ad avere le nostre regole che sono sacre, perché io non voglio essere l'uomo solo al comando e non vengo a proporre agli italiani un modello di superuomo. Io dico soltanto che qui, per non diventare come quelli di prima, ci siamo dati delle regole e abbiamo deciso di rispettarle. Beppe Grillo sarà con me e con tutti gli altri domani sera a Piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale. Faremo un grande evento di piazza, confidando nel fatto che non nevichi, e allo stesso tempo in questa campagna è stato presente nell'incoraggiarci, ma già da diversi anni ha lasciato che il Movimento possa camminare sulle proprie gambe. L'ultima domanda è quella che facciamo a tutti quelli che si siedono sulla stessa sedia. Quale sarebbe il primo provvedimento di un ipotetico governo Di Maio? È un provvedimento a costo zero. Con una legge aboliamo 400 leggi inutili. Perché questo Paese ha un grande problema, che ormai quando abbiamo un problema non sappiamo più quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che ce lo deve risolvere. Questo perché abbiamo 187.000 leggi vigenti e se ne aggiunge una nuova ogni 2 giorni e mezzo. La media è che cambia una legge ogni mezza giornata, quindi andiamo dai professionisti, i quali vanno da uno psichiatra perché non sanno più come maneggiare tutto questo. Io voglio abolire 400 leggi inutili iniziando da quelle leggi che dovevano combattere gli evasori e stanno combattendo la gente onesta. Split payment, spesometro, redditometro e studi di settore vanno eliminati. Se vogliamo combattere gli evasori, incrociamo le banche dati della pubblica amministrazione e troviamo i grandi evasori, non il commerciante con lo scontrino. Grazie a Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, auguri anche a lei come l'abbiamo fatti a tutti. E adesso TG1, ci troviamo qui tra pochi minuti.